Se gli alieni esistono, Dio si è rivelato anche a loro? E se il paradiso si può guadagnare, che potere ha Dio in tutto questo? Perché ce lo possiamo guadagnare da soli. E se invece siamo salvi dalla nascita, che senso ha comportarsi bene? Ciao ragazzi e benvenuti o bentornati a Pizza Talk. Oggi cercheremo una risposta a queste domande intervistando Don Carlo Pirotta, che è stato molto gentile a lasciarsi intervistare su queste tematiche molto difficili. Vi ricordo ancora una volta, se il format vi piace, se le interviste vi piacciono, di iscrivervi al canale e di cliccare sulla campanella qua sotto per essere avvisati delle prossime interviste. Comunque, bando alle ciance, andrei subito a sentire cosa da dirci il Don, anche perché le domande mi intrigano parecchio. E niente ragazzi, come al solito ci vediamo dopo la sigla. Pronto, buongiorno Don Carlo. Buongiorno. Buongiorno. Allora, io partirei subito con le domande, ok? Sono abbastanza toste, Quindi vediamo un po'. Allora, la prima è: se, mettiamo il caso, che gli alieni esistano, ok? Sì. Dio, in questo caso, essendo un Dio universale, si sarà rivelato anche a loro? E quindi a quel punto noi siamo ancora centrali o no? Sono domande a cui non saprei risponderle. Potrebbe essere, come è avvenuto per la redenzione nei confronti di coloro che abitavano nelle Americhe, mm-hmm, prima di Cristoforo Colombo, okay, per cui la redenzione ha raggiunto anche loro, anche se la consapevolezza di questa redenzione è arrivata dopo. Ok. Quindi e questo potrebbe accadere per gli alieni, oppure Dio nella sua fantasia ha trovato altri modi per rivelarsi anche a quegli esseri viventi e senzienti di altri mondi. Ma come facciamo a sapere? Bella domanda. Allora, un'altra domanda abbastanza interessante, che in realtà viene spesso fatta. Se c'è ingiustizia e Dio è giusto, quanto conta allora la responsabilità individuale, cioè dell'individuo? Dio ci ha creati liberi, mm, e avendo noi libero arbitrio possiamo scegliere tra il bene e il male. Okay. Nel momento in cui noi scegliamo il male, Dio non può sostituirsi alla nostra libertà, okay, altrimenti sarebbe una libertà finta la nostra. Invece il nostro libero arbitrio è pieno. Okay. E noi possiamo sia compiere il male, sia, perché spesso accade questo, leggere come male ciò che male non è. Okay. Perché potrebbe essere un male per me, ma non un male in sé. Mm. Il dolore del parto è un male? Mm. Perché si deve soffrire per generare una nuova vita? Chissà. Mm. Ok. Allora, parlavamo appunto di libero arbitrio. Quindi scegliamo noi se fare del male o del bene, sostanzialmente. Però a questo punto, se scegliamo noi se fare del male o del bene, e in base alle nostre scelte ci guadagniamo o meno il paradiso, l'inferno, il purgatorio, a questo punto, se facciamo sostanzialmente tutto noi, Dio quanto peso ha in questo? Cioè, qual è il suo ruolo se l'uomo può scegliere indipendentemente se fare il bene o fare il male? Allora, un conto è scegliere se fare il bene o fare il male. Okay. Un conto è guadagnare la salvezza. Okay. La salvezza per tutti noi l'ha guadagnato il figlio di Dio incarnatosi e soffrendo sulla croce per noi. Okay. Lui ha guadagnato la salvezza per tutti. Poi noi possiamo aderire o no. Se io vedo che sta passando un calesse, che sta andando in un bel posto, io posso salirci sopra, ma non sono io che vado in quel bel posto. Io posso scegliere di essere salvato o no. E quindi libero arbitrio non è il guadagnarsi il paradiso, per usare il linguaggio che usava prima lei. Okay. Il paradiso l'ha già guadagnato per tutti Gesù Cristo, noi possiamo solo rifiutarlo. Ok, ho capito. Quindi
Sostanzialmente, questa è un'altra critica che si fa molto spesso al credo, viene smontata a questo punto l'idea di se siamo già salvi in partenza, possiamo fare sostanzialmente quello che ci pare. Noi siamo voluti evidentemente per il bene, per vivere nel bene da Dio. Dio ci ha creati per l'amore, non per l'ingiustizia, per l'inquietudine, per la guerra. Ma noi possiamo rifiutare il progetto di Dio, possiamo fare altro. In fondo quello che viene chiamata la dottrina del peccato originale, che cos'è se non il fatto che l'umanità ha scelto di darsi una legge? Tant'è vero che l'albero all'interno del paradiso terrestre era l'albero della conoscenza del bene e del male. L'uomo ha preferito essere lui a stabilire che cos'era bene e che cos'era male, così ha smarrito la via del bene. È più chiaro così. Ah, sì. Comincio a capire. Il dubbio a questo punto è: se la salvezza è già data e noi possiamo scegliere se salire o no sul carro, sostanzialmente, compiendo del bene o del male, perché se Dio è giusto, sapendo che stiamo facendo del male, che quindi ci stiamo perdendo, non interviene? Perché altrimenti il libero arbitrio sarebbe fasullo. Se ci vuole liberi, se ci fa liberi, ci fa liberi per davvero. Con tutto il dolore di pianto di Gesù davanti a Gerusalemme, quando Gesù dice: io avrei voluto radunarvi tutti come fa una chioccia con i suoi pulcini, e invece voi avete scelto altro. C'è un dolore immenso in Dio perché noi non vogliamo salvarci, non vogliamo il bene, non vogliamo l'amore e la luce, ma preferiamo altro. Abbiamo stabilito noi che il bene è altro rispetto all'amore. Sì, è molto chiaro, ecco. Un'ultima domanda, giusto per chiarire un fatto che in realtà è abbastanza misterioso, no? Cioè, i miracoli. I miracoli esattamente cosa sono? Cioè, come dovrebbe prenderli l'uomo? Come un segno della presenza di Dio? Una concessione che fa Dio in un momento di sofferenza? Cioè, un intervento divino, un segnale dell'esistenza di Dio, cioè esattamente cosa dovrebbero essere? I miracoli sono un argomento difficile da comprendere perché alcune volte Dio interviene togliendo una sofferenza fisica, una malattia. Però io questi tipi di miracoli, molto onestamente, non ho mai incontrato un miracolato, non ho mai visto un miracolo di quel tipo di guarigione. Ma se lei pensa che nel Vangelo molto spesso a chi gli chiedeva guariscimi, lui rispondeva: io ti salvo. La salvezza è molto più grande della guarigione, perché io posso anche guarire un ammalato, ma se poi gli do una vita misera e piegata su se stesso, che miracolo è? Io ne ho visti diversi di miracoli, ma non in quel senso. Vi racconto un piccolo episodio, se ho il tempo. Sì, certo. Una volta stavo leggendo con un gruppo di ammalati di AIDS, ai tempi in cui non esistevano ancora le attuali terapie, per cui era una condanna a morte rinvenire l'AIDS in sé, e leggevo con loro il racconto dei 10 lebbrosi guariti da Gesù. E una di questi ammalati, una ragazza, mi dice: Don, se anche noi siamo in 10, guariscici. E io francamente ho detto: guarda, non sono io che guarisco, non ti posso guarire, però posso aiutarti a incontrare quella forza che è capace di farti perdonare e di vivere con dignità questi tuoi giorni di malattia. E questa donna, mi ricordo che mi rispose: Don Carlo, hai ragione, perché quando sono arrivata qui, ero il cappellano di un hospice di una casa per malati terminali di AIDS, quando sono arrivato qui ero arrabbiato. Ero arrabbiato con mio marito che mi aveva trasmesso questa malattia. Lui sapeva di essere malato e non me l'ha detto. Da quando l'ho perdonato io mi sento libero, libera. E anche se sono in carrozzina, io ho dentro la gioia, io accetto i miei giorni, accetto la mia malattia. Il perdono mi ha guarita. E davanti a queste sue parole io riflettevo su come il miracolo vero
non è tanto che in questa scomparisce il virus dell'AIDS, se fosse sparito ci sarebbe stato un miracolo, ma non è stato un miracolo più grande quello di ridare a questa donna la capacità di vivere con dignità la malattia, l'avvicinarsi della morte, la fatica delle relazioni in cui doveva giocare se stessa in una dinamica che si chiama perdono. Perfetto, grazie mille, è stato super interessante. Grazie anche perché si è prestato a domande non proprio semplici. E niente, ragazzi, invece con voi ci vediamo dopo la sigla. Sapete perché i religiosi, i preti, si chiamano don? Perché don è la contrazione di dominus, che voleva dire in latino padrone, signore o persona degna di rispetto. Tra l'altro, questa piccola parolina è rimasta in due figure sostanzialmente, quelle religiose e quelle criminali di una certa tipologia, che sappiamo bene. Non posso dire la parola perché sennò mi demonetarizzano il video e non ne ho voglia. Comunque, ragazzi, lo sapevate? Io non lo sapevo, per esempio. Ragazzi, mi spiace, ma questa intervista è finita, è stata super super interessante. Spero di rivedervi anche alle prossime interviste. Nella prossima intervista intervisteremo un esponente di Potere al Popolo e parleremo di Great Resignation o Anti-Work, un movimento che sta venendo fuori negli Stati Uniti molto interessante, di rifiuto, tra virgolette, del lavoro. E niente, ragazzi, come al solito. Ci trovate su Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, dappertutto, Spotify. E niente, se avete un commento da lasciarci per dirci com'è andata questa intervista, cosa ne pensate, se avete un ospite da consigliarci o una tematica da consigliarci, scrivete qui sotto. Vi invito ancora a iscrivervi e a cliccare la campanella per essere avvisati delle prossime interviste. E niente, come al solito ci vediamo alla prossima intervista e alla prossima pizza. Io non vedo l'ora. Ciao ragazzi!